L'impresa sociale e ognuna delle imprese sociali oggi e ogni giorno è in una posizione diversa della propria rotta di navigazione. Sono equipaggi che stanno studiando continuamente le rotte, cambiandole, modificandole rispetto ai venti, rispetto alle onde, rispetto all'ascolto che c'è, alla lontananza dei territori, alle immaginazioni e alle necessità a cui cercano di dare risposte. Sono degli equipaggi che stanno correggendo continuamente le rotte, ogni nave va in una direzione apparentemente diversa, ma tutte insieme probabilmente disegnano un po' come le stelle del cielo una costellazione che riesce a dare un disegno, a restituire un senso e un movimento pure a tutte queste singole e diverse individualità. Ogni rotta è singolare, ma come diceva Flaubert, le perle sono splendide nel filo che fa la collana. In questo filo probabilmente si stanno evidenziando in questa fase forse alcune necessità, ad esempio quella di professionalizzare sempre di più dei gruppi di lavoro per i quali non basta più solamente la generosità, ma ai quali è richiesto invece un livello di raffinatezza maggiore, di competenza maggiore, anche se queste competenze sono nuove perché sono inaspettate, non ci basta più l'architetto, non ci basta più l'urbanista, non serve solamente l'amministratore di condominio, non occorre solo il mediatore culturale, occorrono forse dei centauri, ecco, delle figure nuove, come dei chieroni, questi centauri che riescano a orizzontalizzare le proprie competenze e scoprirne di nuove. Allora probabilmente il luogo dove stanno andando, dove potrebbero portare queste rotte, è certamente un luogo dove la collaborazione è una delle caratteristiche che consentono a questi luoghi di essere abitati davvero, di poter sopravvivere a chi raggiungerà questi luoghi, collaborare, costruire insieme, rimettere le discussioni e dichiarare la propria insufficienza, perché dall'insufficienza di ognuno possiamo costruire la necessità di una collaborazione con gli altri.